Situazioni nelle quali potevamo sbloccare il risultato, non ultima la grande occasione di Michela Catena, ma sono soddisfatto, sono estremamente soddisfatto per l'adattamento che c'è stato nel corso della gara. La gara solitamente non è una, ce ne sono tante da vivere, da leggere, da interpretare. Le ragazze in questo sono state estremamente positive. Ecco, siccome lei cerca delle risposte in queste gare qua, visto soprattutto delle gare di qualificazione all'Europeo, le chiedo quanto anche la mentalità è cresciuta nell'approccio, nel cambiare sistema, e cosa vuole vedere anche e soprattutto in evoluzione nella gara con l'Inghilterra. Beh, quella di stasera era una partita che veniva dopo un lungo periodo di lontananza, quindi avevo messo in preventivo che la fase iniziale sarebbe stata complicata anche per gli aspetti emotivi che riguardavano la celebrazione di Sara, però poi le ragazze hanno fatto prestazione. Quando si parla di mentalità, voglio vedere come è stata questa sera la voglia di andarla a vincere fino all'ultimo secondo, e anche un po' da parte loro un po' di rammarico per non averla vinta. Questo significa crescere in mentalità, crescere in consapevolezza, sapendo che martedì sarà una partita diversa e ci vorrà umiltà, che però abbiamo le qualità per andarcela a giocare. Mister, io le volevo chiedere intanto bentornato a Firenze, anche se spesso viene a Coverciano. Ecco, io le volevo chiedere, una struttura come il Viola Park, con il presidente commisso che ci tiene particolarmente al settore femminile, cosa può dare e cosa può portare alla nostra nazionale e soprattutto a tutto il movimento, che non sempre viene ben valorizzato come dovrebbe essere. È stata una serata fantastica, l'accoglienza è stata ottima, la Fiorentina rappresenta un modello di evoluzione di tutto il sistema, quindi tanti complimenti alla Fiorentina per quello che sta facendo, e che sia un segnale per tutto il calcio italiano che, indirizzando in maniera giusta gli investimenti, si può crescere anche tutti insieme. Mister, una domanda sull'assetto, anche in vista della sfida con l'Inghilterra, sull'assetto difensivo. Oggi molto bene, Carusa e McCabe sono state ben limitate alla difesa, Lionna in copertura ha giocato un'ottima partita. Un commento anche in vista della sfida importantissima anche per la PIL, per il morale, contro la nazionale inglese di martedì. Quando si affrontano delle campionesse di quel livello, già di per sé il livello d'attenzione della sfida sarà molto alto. Cambieremo qualcosa, giocherà qualcuna che stasera non ha giocato. È un percorso di crescita e di avvicinamento alla tappa importante che troveremo poi ad aprile. L'impressione è che, salutiamo Sara, ma ci sono dei bei inserimenti. L'impressione è che ci sia veramente del terreno sul quale si può lavorare e si possono inserire ragazze che non hanno mai avuto un'esperienza in nazionale e magari ci arrivano a 26-27 anni come Oliviero, piuttosto che ragazze anche molto più giovani. Assolutamente sì, ma io cerco assieme allo staff di dare merito alla convocazione. Le convocazioni vengono fatte per merito, per quello che poi possiamo sbagliare, ma per quello che vediamo nel corso del campionato, per quello che ci mostrano le ragazze, quindi non c'è preclusione nei confronti di nessuno. La maglia azzurra va conquistata e soprattutto poi bisogna lottare per mantenerla, e questo permette a tutto il movimento di alzare la competitività interna. Le chiedo solo un'ultima cosa: lei sta andando in visita in tutti i club, sembra una via cruce, se li gira tutti uno dopo l'altro. Vorrei capire se ha collaborazione da parte dei club, com'è l'ambiente, perché l'impressione è che anche sotto questo aspetto si stia facendo un passo avanti. Assolutamente, sono estremamente contento di quello, del rapporto che si sta creando con i club. La strada è ancora lunga, vedendo soprattutto quello che fanno in altri paesi che sono più avanti di noi, ma c'è collaborazione massima. È uno scambio continuo, non è soltanto il club che deve dare qualcosa alla nazionale, ma siamo anche noi che possiamo dare tanto ai club.